Cosa stai preparando? Le streghe, cracker tipici emiliani, con farina, lievito, sale, acqua, strutto e peperoncino. Metti tutto insieme? Si impasta tutto insieme tranne il sale e il peperoncino che vengono messi all'ultimo momento. E l'impasto si deve far riposare un'ora. Che è la lievitazione? Non deve lievitare completamente, deve solo riposare, perdere il nervo. L'impasto è stato tolto dalla planetaria, è stato fatto riposare per un'ora fuori dal frigorifero. Adesso lo tireremo con la macchina a uno spessore di 0 per poi passare alla cottura. Lo tiriamo poco per volta. Partiamo dalla misura massima per poi pian piano andare diminuendo. Queste voi le usate come antipasto? Come... Noi le useremo su un carpaccio di Angus marinato per 5 giorni con un sale profumato e gli aggiungeremo una sfuma di mango per creare il contrasto dolce, salato, piccante. Infariniamo poco per volta perché l'impasto deve risultare umido. Adesso è l'ultimo passaggio, dopodiché possiamo metterlo sulla placca, stenderlo sulla placca e di conseguenza tagliarlo. Una volta raggiunto lo spessore desiderato, la mettiamo nella placca, la tagliamo a nostro piacere, non deve essere una cosa precisa. Sono il sous chef di Sara Preceruti. E che sous chef, cioè non è mica una cosa. E dai, allora devono essere irregolari perché sono più belli. Faccio così giusto? Sì. Bravi, vi ho fatto il tappista. Perfetto. E poi così. Brava, così. Come ti vengo? Così. Un pizzico di sale sopra. Poco perché nell'impasto c'era già il sale e inforniamo a 160 gradi per 6 minuti. Adesso si stanno gonfiando, quindi siamo a metà cottura. Esatto, quasi. Devono iniziare a colorare. Abbiamo messo i cucchiai sulle teglie per far sì che la ventola non rigirasse la carta da forno. Così sono pronte streghe al peperoncino. Le utilizzeremo su un carpaccio di manzo marinato e una spuma al mango. Queste streghe sono state preparate da Sara Preceruti, antico crotto Porlezza.